Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, ben ritrovati, spero che stiate tutti bene e proseguiamo con le nostre pillole del pensiero attraverso l'immagine. Oggi vi voglio parlare di un'opera di Jacopo Tintoretto che si trova nella straordinaria Scuola Grande di San Rocco a Venezia e precisamente dentro la sala dell'albergo. Sono moltissime le tele di Tintoretto che si trovano in questa sala e in tutta la scuola naturalmente. Oggi però voglio soffermarmi su una in particolare, che è la tela che raffigura il Cristo davanti a Ponzio Pilato. Quest'opera è stata eseguita da Tintoretto tra il 1566 e 1567 e fa parte di un percorso tematico che riguarda tutta la sala, nel senso che nella sala dell'albergo viene rappresentata la passione di Cristo, per cui ci sono tutte le sequenze della passione stessa, che poi culmina naturalmente con la crocifissione che è presente in questa sala, che è un grande telero, cioè una grande tela che ha un significato straordinario sotto ogni punto di vista, artistico, stilistico, filosofico, simbolico, eccetera. Dicevo, oggi mi interessa parlare del Cristo davanti a Pilato, che è un'opera nella quale Tintoretto lascia immediatamente intravedere la sua incredibile capacità espressiva. In modo particolare Tintoretto ci mostra e testimonia la sua sapienza straordinaria nell'uso del colore e della luce. Il colore è il tipico colore dei veneziani, un colore molto vivo, molto acceso. C'è poi un impianto prospettico veramente efficace. Come spesso accade per Tintoretto, c'è una sorta di, in questo caso non è esattamente un sotting su, ma c'è un senso del movimento da una parte all'altra del dipinto. E al centro di questo dipinto c'è la figura di Cristo che veramente si staglia sulla tela e che viene inondato da una fortissima e luminosissima luce bianca che ne invade completamente la veste. In primo piano, questo è un altro tema tipicamente tintorettiano, ci sono a destra e a sinistra due figure maschili, sulla destra immancabile il Moro col turbante, sulla sinistra un altro personaggio sempre maschile, entrambi rappresentanti di schiena. E qui il ricordo a Michelangelo, che noi non sappiamo se Tintoretto abbia visto dal vivo, probabilmente no, però è quasi certo che ne abbia visti disegni, riproduzioni, copie, eccetera. E quindi queste due figure maschili che hanno questa fisicità molto imponente, molto importante, molto presente, che fanno un po' da cornice in qualche modo alla tela. Questo da un punto di vista stilistico e pittorico. Da un punto di vista filosofico, ciò che viene narrato in questa tela è il tema della responsabilità. Noi sappiamo che i Vangeli ci dicono e ci raccontano che Cristo viene portato davanti a Ponzio Pilato, il quale deve decidere quale sarà la sua sorte. È Ponzio Pilato che decide se Cristo può essere assolto oppure se Cristo dovrà essere giustiziato. E che cosa fa Ponzio Pilato? È noto, Ponzio Pilato se ne lava le mani, cioè decide di non prendersi la responsabilità di prendere una decisione. È qui, in questo senso, che entra il grande tema filosofico della responsabilità. Che cos'è la responsabilità? Etimologicamente, perché poi è sempre molto interessante andare all'origine delle parole e dei termini, la parola responsabilità deriva da responsus, cioè risposta. Quindi la responsabilità è la risposta che noi diamo ad un nostro comportamento, o meglio ancora, come noi rispondiamo dei nostri comportamenti e pure dei nostri pensieri. Il tema della responsabilità si affaccia, quantomeno nel mondo occidentale, intorno al XVIII secolo, perché il tema della responsabilità va di pari passo con il tema della libertà. E fino a quando l'essere umano non è un essere libero, non si pone neppure il problema di avere o non avere responsabilità. Con l'ingresso nella storia sociale, culturale e singolare della libertà, del senso della libertà e del grande tema della libertà, automaticamente giunge a noi anche il tema della responsabilità. Quindi
la responsabilità è anche un grande atto di libertà. E quindi io posso prendermi la responsabilità, o decido di prendermi la responsabilità, di rispondere di ciò che faccio, delle azioni che compio e anche dei pensieri che faccio. E questo aspetto, secondo me, è interessantissimo. Perché se io sono libera di pensare, mi prendo la responsabilità dei pensieri che pongo in atto. E che cos'è il pensiero? Il pensiero è un punto di vista. Il pensiero è una sorta di posizione relativamente a qualcosa o a qualcuno o a una situazione. E quindi quando io decido liberamente e con responsabilità di pensare una cosa piuttosto che un'altra, va da sé che muovo uno scenario, muovo un ambito che è molto grande, perché il mio modo di pensare diventa poi anche il mio modo di vivere e diventa anche il mio modo di sentire. Fermo restando che tutto ciò che riguarda le emozioni attiene ad un campo diverso, che non è quello razionale. Razionalità ed emotività sono inscindibili in un essere umano, quindi se io penso in un certo modo, questa cosa la faccio in modo libero e consenziente. Faccio una scelta e mi prendo una responsabilità. Le conseguenze del mio pensare in un certo modo piuttosto che in un certo altro fanno parte poi di un altro aspetto di me, che è quello non razionale, che è forse quello anche più vasto, forse meno conosciuto, ma che automaticamente seguirà e si allineerà al pensiero o ai pensieri che io ho messo in atto. Quindi questo spunto sulla responsabilità, sulla libertà e sulla responsabilità relativamente ai pensieri che facciamo o che non facciamo. Questa è la riflessione che mi viene oggi e mi piace leggere i vostri spunti, le vostre considerazioni, perché come si diceva, questa vorrei fosse una community, vorrei fosse un luogo di scambio, di spunti, di circolazione di idee, e quindi scrivete al mio indirizzo email arianna.gambirasi@gmail.com, seguitemi nei social e ci diamo appuntamento al prossimo video. Io vi ringrazio tantissimo e vi auguro una buona giornata e buon tutto quello che state facendo e soprattutto che state pensando. Ciao, grazie mille, alla prossima!